No, 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 lasciami, lasciami, devo andare. Oh, prendimi, prendimi, prendimi. E no, no, e lasciami, lasciami. No, è tardissimo e devo andare. Non capisco il perché non mi presenti mai i tuoi amici. Sono 2 mesi che ci frequentiamo e siamo sempre soli, chiusi in casa. Ma ti vergogni di me per caso? Te l'ho detto, non sono una donna libera. Ma con tuo marito sei separata. Eh sì, ma manteniamo una certa discrezione. Ehi, discrezione si chiama adesso, eh? Vabbè, ma che ti cambia? Vorrei un po' di quotidianità, non so, fare le cose insieme, andare al cinema, andare al teatro, a mangiare una pizza. È solo perché non lo puoi fare. La routine uccide rapporti, no? E dammi retta, su. Io lo so, sono più grande di te. E vabbè, un pochino, eh? Guarda un po', guarda un po'. Ah, il regalino! Il regalo di Natale, è grosso! Beh, ci ho speso! È un casco, è bellissimo, sta benissimo col mio giubbotto, grazie, davvero, un bellissimo regalo di Natale, grazie! E sono contenta che ti piaccia! Grazie, sai, anch'io ti ho fatto un regalo! Ma dai, te l'ho detto che i regali mi imbarazzano! Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi! Dimmi tu quando devo, eh? Eccomi, ecco! Posso? Sì, dai! Un bracciale! Con le foto! E questo sei tu! E questa sono io! Ma è bellissimo! Ah, che bello! E ti prometto che non lo toglierò mai più! E quando avrò nostalgia di te, guarderò il bracciale con le foto! Però adesso devi andartene che aspetto alcune amiche, eh? Ma dai, ti ho fatto anche il regalo! Sì, vabbè, ma avrei fatto il regalo! Però devi andartene lo stesso e fai il solito piano a piedi, eh? Così il portiere... Va bene, ci sentiamo più tardi però, eh? Ciao mamma, guarda con il letto. Ciao mamma, guarda... Pronto? Sì, ciao! Guarda, sì, sto a casa di mio fratello, sta dormendo però. Ci sentiamo più tardi magari. Cos'altro ti sei perso? Che hai dimenticato adesso? Carissima, ma come stai? Questo è il regalo per il tuo compleanno. Grazie, ma il mio compleanno veramente è a febbraio. Senti, o lo prendi come regalo di compleanno o me lo porto via. Io detesto i regali di Natale per principio. Lo prendo, lo prendo. Questo era in terra. Il solito vizio di arrivare in anticipo, Ayana. Sì, sono appena stata in un centro estetico a provare una nuova scoperta. Ti ci metti sopra e cominci a ballare tutta dalla punta dei piedi fino al naso. Una macchina portentosa, direi. Ah, soda come una ventella. Sì, guarda, la macchina del tempo, magari. Comunque, a parte gli scherzi, ti trovo veramente bene. Dall'esame di cucina però che non ci vediamo, eh? Lo so, sempre così, non perdiamoci di vista, incontriamoci. Ma poi... Però la mia vita è tremendamente frenetica. La mattina in tribunale, il pomeriggio studio e poi la sera con mio marito e mia figlia. Se non fosse che ho incontrato uno che mi ha fatto perdere la testa. Un altro? No, vabbè, ma questa è un'altra cosa. Guarda, un dono dal cielo. No, io sono pazza di lui e lui modestamente è pazzo di me. Non puoi capire chi è.
Ma sai i casi della vita? Senti, senti che storia. Stavo davanti a studio, piena dei pacchi, forse isterica come al solito. Sai uno di quei giorni che avresti ammazzato tutti? Ecco, quello. Quando a un certo punto ti vedo un ragazzo su una moto che mi fissa. Mi sembrava di averlo già visto da qualche parte. Dico, vabbè, sarà un attore, ma... Ma insomma, ma che se guarda questo? Poi mi sorride, scende dalla moto, mi viene incontro. Un fisico da paura, pantaloni stretti che avresti potuto indovinare se era ebreo. È bello, bello come il sole che portava disegnato sulle spalle. Hanno suonato. Vado. Lucia, ma che hai fatto? Sei ferita. Sono caduta dal motorino. Ma come hai fatto? Avrà parcheggiato come al solito suo in sesta fila, no? Dai, vieni qua. Accomodati. Ma fanno male? Mannaggia, che facciamo? Dai, bisogna disinfettare. Su. Prendiamo. Da qua. Ma che combinato? È tutto rosso, ma da pure un bambino. Eh sì, no. No, sembra sangue, no, non siamo già. Vabbè, non voglio litigare, prendi il ghiaccio, su. Prendiamo il ghiaccio. Non fa la ragazzina, su, che è successo? Su, metti sopra. Ho fatto tutto da sola. Mi è sembrato di vedere qua sotto una persona che conoscevo. Mi sono distratta e ho perso l'equilibrio. In questo periodo non ci sto proprio con la testa. Certo, naturalmente, solo una che non ci sta con la testa se sposa quello là. Non ti avrei visto mai, ti potevi ammazzare. Niente, una persona che pensavo che fosse in un posto e che invece non era là. Non dirmi che hai visto tuo marito con un'altra. No, Maurizio, non c'entra. Vado io. Guarda là. Ciao, ragazze! Paola! Ma c'era una festa! Come al solito, c'è una festa a te, ma a me non viene detto niente. Da che cosa ti saresti mascherata? Paola, stai benissimo! Ma la tua? Sembra che c'hai 10 anni di meno! Ma non sono gli anni della tua vita che contano, ma la vita che c'è nei tuoi anni. Io ne sto per compiere 60 e nessuno me li dà. Paola, tu non dirlo, non ce n'è motivo! Ma se te lo chiedono? Non ho un programma, dipende dalle situazioni. Improvviso. Una donna capace di dire la sua età è capace di qualunque cosa, diciamocelo. Ragazzi, ho portato dei pensierini per voi, Solo di buon augurio per un felice anno. Che grazie, Paola. Cos'è? Soltanto qua, queste cose? Però quella che tu hai preso al mercato dei terni mi verrà rodando così, Sono meglio! Saranno comodi pure queste, dai! Sono di buon augurio! Io direi, ragazzi, di aprire una bella bottiglia di prosecco, e festeggiamo all'anno che verrà. Che ci siamo conosciute, E non facciamo passarti 2 mesi prima di vederci, però, Ma Lucia, ma cosa hai fatto? Sei ferita. Sono caduta dal motorino. Ma dai, ma insomma, ci vuoi spiegare chi hai pensato di vedere di così interessante da rischiare la vita? Un uomo che ho conosciuto di recente e che mi piace moltissimo! Guarda, non l'ho confessato a nessuno, no. Ma se non ne parlo, muoio! Siamo pronte a tutto! Coraggio, non c'è niente di meglio che parlare con delle persone strane della propria vita privata! Sicuramente! Tu fai conto di stare dall'estetista, che è sempre meglio che andare dallo psicologo! È che lui mi fa sentire diversa! Sì,
mi fa sentire compresa, protetta. Sì, ma io dal primo momento in cui l'ho visto, ho sentito una certa sintonia, l'affinità. Oh, ci piacciono le stesse cose. Oh. Insieme ridiamo e schiacchiamo tutto il tempo. Sì, ma io mi sento leggera. Oh. Non mi devo preoccupare di come vesto, di quello che faccio, di come parlo. Oh, no, beh, certo. Perché lui ama tutto di me. Oh, mi viene stretto tra le braccia e mi dice cose meravigliose. Poi mi guarda fisso negli occhi e mi bacia, mi bacia, mi bacia, mi bacia, mi bacia tutto. Oh, mi mette le mani sul viso e mi dice che sono tutta sua. Mi viene addirittura a prendere lavoro con la moto. Ah, mi porta fino al mare. Io mi sento come in una favola. Beh, la situazione è grave. No, gravissima. E Maurizio? Maurizio non sa nulla. E la cosa più assurda è che non ti aspetta neanche nulla. Figurati, è talmente pieno di sé che il pensiero che io non lo ami più non lo sfiora nemmeno. Figurati, lui con i suoi vestiti firmati, la sua macchinona, il carrierone, se lui possa pensare che io non ringrazi ogni giorno Dio della fortuna di essere stata da lui prescelta. Allora le corna se ne merita. Come tutti. Ma stiamo parlando di due che non si sono però ancora sposati, no? Beh, la situazione è diversa. Ma tu, Lucia, devi capire se davvero non ami Maurizio o se è soltanto la paura del matrimonio. A volte capita che non si ha voglia di affrontare delle responsabilità. Sì, va bene, ma il matrimonio non è un sacramento obbligatorio come, che ne so, il battesimo, la comunione, dai. O il funerale. Beh, con questi presupposti penso che sia il paragone migliore. Data. Mamma mia, io mi sento proprio come se dovessi andare a patibolo. No. Se penso che mi devo sposare, mi vengono le bolle. Ma come posso affrontare il fatto di dirlo a tutti al paese mio? Sarebbe uno scandalo. Lo sanno tutti che mi devo sposare in primavera. Dai, su, non fare così, Lucia. I problemi si risolvono. Sì, i problemi si risolvono. Ma questo non è un problema, questo è un guaio. Perché i problemi si risolvono, i guai te li tieni, cara. Ma Lucia, ma tu devi dar retta al tuo cuore. Lui sa sempre cosa fare. Ma il mio cuore lo sa. È Maurizio che non lo sa. Appunto. Senti, facciamo una cosa, piano piano, andiamo in bagno che ti lavi un po' il viso, hai il trucco sciolto, la tintura di iodio. Andiamo che ti riprendi un pochino. Piano però, piano. Piano, piano. Che situazione. Sì, cara mia. Però posso dirtelo? A me quel Maurizio non piace. Perché? Lo conosci? Ma no, no, non lo conosco, ma è per quello che ci racconta lei, no? Già, è difficile andare d'accordo con una persona normale, ma con uno con l'ego spropositato come il suo, santa pace. Ma io me ne sono accorta subito che lei era strana. Sì, sì, è vero, non aveva l'entusiasmo della sposina, vero? Forse pensava di sistemarsi con il ragazzo della Roma bene che l'avrebbe portata via dal paesello. Poi la natura ha avuto la meglio. Lo so, non è sempre facile unire l'utero al dilettevole. Poi questo principe azzurro che le è caduto così nella vita, magari sparisce come è arrivato, eh? Sì, magari. Hai visto Serena? Ha lasciato un uomo fantastico per quello là, ma secondo me adesso si è pentita, guarda! Va bene, sì, ma tu che puoi farci? Se perdi la testa, cara mia! Ma tu hai perso un orecchino? Oh no! Sì! Santo cielo, sono quelli che mi ha regalato Gianmarco per la nascita dei gemelli! E mi sa tanto che ti è rimasto un figlio unico! Ah, ma lo devo assolutamente ritrovare, ci tengo moltissimo! Vabbè, aspetta, cerca di ricordarti quando è l'ultima volta che te lo sei visto! In ascensore, quando mi sono guardata allo specchio! E allora, o è qui o in ascensore, avanti! Dai, ti aiuto a cercare! No, qui non c'è, non c'è! No, brilla troppo, dai! Dai, l'avremmo visto. Oh, non
mi fa più male la schiena a me. Ma lo sai che neanche a me? No. Ma ora che ci penso, in ascensore ho sentito un tintinnio. Allora. Forse mi è caduto là. Sicuramente, andiamo a vedere. Lasciamo la porta aperta, dai. Serena? Dove sei? C'è nessuno? Matteo! Ma che ci fai qui? Dove sono le mie amiche? Non so, c'era la porta aperta. Sono venuto a prendere il portafoglio. Devo averlo dimenticato qui. Com'è che ti dimentichi sempre tutto? Perché non penso che a te. Anche se non è vero, è sempre piacevole sentirselo dire. Senti, ma non è che per caso giù al portone hai incontrato le mie amiche? Erano qui e sono sparite. Non so, io sono salito a piedi perché l'ascensore è sempre occupato. Però io devo andare in palestra, ci sentiamo più tardi, ok? Va bene, dai. Grazie. Dai, accompagno. Oh, Serena, non è che c'hai un golf? C'è un po' freddo. Te lo vado a prendere. Ah, sì, grazie. Lucia? Sì? Vado io. Ma non eravate finite ora? Una cosa gravissima, Paola ha perso un orecchino preziosissimo, praticamente un figlio. Per fortuna lo abbiamo ritrovato, mi era caduto in ascensore. Mi stava prendendo un attacco di claustrofobia là dentro. Ecco il golfino. Grazie. Lucia, tu stai meglio, vero? Insomma. Senti, io credo di capirti. È successa una cosa del genere anche a me. Ma finalmente! Non dirmi che ti si sono scatenati gli ormoni, dai! Effettivamente mi sembravi tutta pimpata appena entrata, ma non volevo essere maligna. Non dirmi che hai avuto un altro uomo che non è tuo marito? Sì. È stata come una magia, anzi è stata la cosa più naturale del mondo abbandonarmi a lui, tra le sue braccia, provare delle sensazioni che pensavo perdute per sempre. E com'è stato? È stato meraviglioso, eccitante, travolgente. Hai visto? Quanto tempo sprecato. Ma non è solo una questione di sesso, No, è come se ci fossimo conosciuti in un'altra vita. È come se fossimo appartenuti allo stesso essere che è stato disgiunto e che ora si ricongiunge. Un'altra rovinata dal mito dell'androgeno. Ma è così romantico! Sì. Allora spiegami una cosa, ma che ci stai a fare ancora qui a perdere tempo con noi? Via! Vai a ricongiungerti con l'altra metà della mela. Io pensavo di rimanere qua un po' con voi e di raggiungerlo magari più tardi, Paola, batti il ferro finché è caldo, le passioni durano poco. Allora lo chiamo, Dai. Se è libero lo raggiungo subito. Dai. Prendo il telefono, Allora, sapete, eccolo. Dici. Sapete, non riesco a vederlo molto, solo di pomeriggio, invece di andare ai corsi. Non ti avvicinare che ti ammazzo, Ma Paola! Zitta tu! Perché proprio lui? Perché proprio lui? Perché? Questo è un incubo! No, ma Paola, dai, calmati. Il fatto che Serena abbia il suo cellulare non significa che... Che se lo scopa? Oddio, mi viene da vomitare! Senti, Paola! Perché lui? Lui è mio, perché? Troia! Lui va a letto.
stare con te, non penso che a te, voglio conoscere i tuoi amici. A lui non bastava una storia di sesso, lui voleva farmi innamorare e ci è riuscito. Va bene. Sì, ci è riuscito. Mi ha persino fatto il regalo di Natale. Lui, guardate, un bracciale con le sue foto. Guardate. Guarda un po', Matteo. Matteo! So I cry and I pray and I beg you. Say that you love me, fool me, fool me, go on and fool me, love me, pretend that you love me, leave me, just say that you need me. So I cry, and I beg for you to love me, say that you. Zucchero? Miele! Miele? Nutella! Della camomilla! Certamente! Bah, che sarà mai? Col dito. Zucchero, miele o Nutella? Valium. Uccidiamolo! Non merita di vivere! Una morte lenta! Tra atroci dolori! Sì, veleno per topi! Varechina! Acido muriatico! Soda caustica! Tutte per una! Una per tutte! Matteo, amore. Sì, l'hai dimenticato qui. Com'è che ti perdi sempre tutto? Lo vieni a prendere? Sì, sono qui. Adesso? Sì, tesoro, sì. Ti aspetto. Ti aspettiamo! Separatamente. Ha perso la parola. No, non sembra contento di vederci. Eppure ci siamo conosciuti tutti qui. È una bella rimpatriata. Ma no, Matteo. Vieni, accomodati. Stavamo giusto parlando
dell'uomo meraviglioso che è entrato a far parte delle nostre vite. Poi abbiamo scoperto che è lo stesso per tutte e quattro. Non è stato bello, sai, Matteo, scoprire di essere stata tradita. Pensa che io starò a mannallare a matrimonio per te. Pensa che è la prima volta che trovo uno peggio di me. Pensa che io ho dato tutto il mio amore ad uno che mi ha preso in giro. Questo non è vero, con ognuna di voi ho passato momenti indimenticabili. Che galante! Ma perché siete così sconvolte dall'idea di avermi condiviso tra di voi? Sconvolte? Noi siamo incazzate! Ma io non vi ho mai detto che avevate l'esclusiva sulla mia vita e sui miei sentimenti? Così come non vi ho mai chiesto di essere l'unico per voi. Ognuno manteneva il suo privato, dedicandomi solo i ritagli del suo tempo. Ma non vi è potuto venire in mente che anch'io potessi avere una vita tutta mia? Sì, ma tu ci hai mentito! Ma io non vi ho mentito, con ognuno di voi ho passato momenti bellissimi, unici. Io vi amo tutte e quattro. Certo, lui ha la predisposizione per l'harem. Sai Matteo, noi donne possiamo anche trovarci in un harem. Ma abbiamo comunque bisogno di essere scelte. Quindi tu adesso scegli. Noi non vogliamo rinunciare a te. Ma potrai avere solo una di noi quattro. Altrimenti ci perdi tutte. Non potete chiedermi questo. E invece sì che possiamo. E come? Ce lo devi. Sì, sì. Cosa devo fare? Abbiamo preparato qualcosa di speciale per te. Vieni, una ricetta d'amore. Ognuna di noi l'ha preparata appositamente per te. Con gli ingredienti che rispettano le proprie personalità. Ah. E tu dovrai scegliere solo quella che rispecchia la personalità della donna da te preferita. Coraggio, Matteo. Assaggia. In fondo è solo un gioco. D'accordo, assaggio, eh? Sapore morbido, esuberante, ma si sente l'amaro del tuo disincanto, Serena. Volevo dimostrarti che nella vita ci si può lasciare andare, che non esistono ferite che non si rimarginano. Piccante, saporito, questo è Anna. Sai, nella vita ci si può fermare ed essere felici. Paolo, sotto una spoglia si nasconde un cuore morbido. Che emozione farti innamorare, dai. E tu, Lucia, dolce, tenera, come si può non amarti? Io ti ho salvato un matrimonio senza amore. È impossibile rinunciare a ognuna di voi. Voi mi piacete tutte. Io volevo soltanto rendervi felice. Thank you.
però festeggi Halloween. Beh, la coerenza è la più noiosa delle virtù. Se un anno fa ti avessero parlato di una zucca non avresti pensato che è a Cenerentola. Oh, le pesce sono tutte belle però, eh. Io non vedo l'ora che vi è Natale per comprare i regali per la vicina mia. Ma nemmeno è nata, è già la vizia questa. Ma i vizi sono il sale della vita. Ah. Ecco. Ho preparato dei buonissimi biscotti. Oh. Ecco, assaggiamoli. Ah, sì, sì, io lo devo assaggiare, sì, sennò mi nasce una bambina con la voglia del biscotto, eh. Sì, 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 pure io, pure io. Ma come questa come bambina? L'hai chiamata? Ma Renato... Come Renato? Ma non era una bambina. Ah, Renato è il padre. Ah, sì, Renato dice che prima di scegliere il nome la dobbiamo guardare. Il nome è una cosa importante, te lo porti dietro per tutta la vita. Ah, non potevi trovare un papà migliore per la tua bambina, ha proprio ragione. E dire che ce l'ho avuto davanti per tanto tempo e non ci ho mai fatto caso. Beh, evidentemente non era arrivato ancora il momento, dovevi metterti alla prova e fare altre esperienze. Certo, se mi avessero detto che avrei fatto un bambino col compagno mio del banco, come minimo la portavano dal preside, vero? Però, come vedi, quando le cose devono accadere, trovano la loro strada naturalmente su Facebook. Sì, però diciamolo che certe volte siamo proprio noi a non voler capire. Io penso che tutti i contrasti con mia figlia si sarebbero risolti con la separazione. Beh, guarda, l'avrei lasciato prima mio marito, sì, in un solo colpo mi sono liberata di lui e della Filippina. Oh, sia ben chiaro, io avevo il culto della famiglia unita, Però se non c'è l'amore, non si può fare, non si può andare avanti. Ed è meglio separarsi, ma anche per un figlio. Io dico, un figlio che vede due persone che insieme stanno male, che non perdono occasione per litigare, no. Non va bene, assolutamente. E da quando mi sono separata ho smesso di bere, di fumare e di prendere psicofarmaci. Però ho anche scoperto un'altra cosa. Nella mia vita c'era una R di troppo. Non bisogna resistere, ma piuttosto esistere. Anche mio marito, quando ha capito che poteva perdermi, è cambiato, eh? Ah, vabbè. È diventato più attento, più affettuoso. Solo quando succedono dei fatti importanti le cose cambiano, anche se poi è difficile tornare indietro. L'amore, comunque vada, ti cambia la vita. E Matteo? È fantastico! L'idea di assumerlo, come ha detto alle pubbliche relazioni nel mio nuovo ufficio, è stata geniale. Non c'è donna che non rimanga affascinata da lui. Risolve un sacco di problemi. E magari li crea qualcun'altra, no? Forse... Ma ci sa fare con le donne. Certo, il ragazzo è dotato sì, di fascino, volevo dire. Comunque ha avuto fortuna che nessuna di noi ha messo del veleno nella propria ricetta, Ma ho solo un po' di sonnifero. Io per un momento lo avrei davvero voluto morto, eh? Beh, però se fosse morto ci sarebbe dispiaciuto. Ma certo. Sì, ma un bello spavento se l'è preso. Io spero che gli serva di lezione. Non credo. Ha fatto il solito sprocedato. Ha assaggiato tutti e quattro i piatti. Peggio per lui. Beh, diciamo che si fanno sempre gli stessi errori nella vita, vero Paola? Sì, infatti, è sempre così, facciamo sempre gli stessi errori, eh? E quindi con questo ragionamento io non dovrei fidarmi di Paolo, perché se lui tradiva la moglie con me, ora che io sarò sua moglie... Ma come, ti risposi? E come dice Paola, no? Si fanno sempre gli stessi errori. Si torna sempre sul luogo del delitto. Va bene, ma tu non potevi rimanere in quella situazione ibrida di avere due uomini senza averne davvero nessuno, dai! E poi, se ha deciso di lasciare la moglie... Fordi proprio che te amo! Lo spero. Comunque, sono veramente contenta di iniziare una nuova vita. Mi sento piena di entusiasmo. Ma certo, tanto quando è che ti ricordi?
capita che in casa ti salta un figo mezzo nudo, dai! Oh, un figo a domicilio, uno spilipico! Hanno suonato? Vado io ad aprire. Ma no, Paola, non ti preoccupare, vado io. Non c'è più niente da bere, non c'è più niente da mangiare. Buonasera, buonasera. Scusate tutti, scusatemi il disturbo. Sono Fabrizio Nardi, il nuovo inquilino del piano di sotto. Ho un serio problema con la corrente elettrica. Non è che potrei fare una telefonata. No! No! Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh my sugar, sugar, of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Sunshine, pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me.